Stefano Santarossa, presidente dei radicali friulani. Pare che voi avevate addirittura chiesto la privatizzazione della RAI, no? O sbaglio, Santarossa? Non solo la privatizzazione della RAI, ma anche la cancellazione della pubblicità nelle reti RAI. E quando davvero la RAI si mettesse a fare il servizio pubblico. È una scelta che Radio Radicale ha fatto da quando Radio Radicale svolge il servizio pubblico di trasmettere le sedute del Parlamento, e per far questo, proprio per avere quell'autorevolezza necessaria, ha rinunciato alla pubblicità. È una scelta che uno può fare nel momento in cui diventa servizio pubblico. La RAI fa tutt'altro, ha fatto bene a ricordare il direttore la situazione, i compensi stratosferici dei Celentani, ma anche Benigni aveva promesso l'anno scorso, si ricorda, anche lui di donare in beneficenza a un ben identificato ospedale. Oggi veniamo a sapere dalla rete che stanno ancora aspettando quei soldi, quindi questi ci prendono anche in giro, perché poi questa intelligenza di sinistra che vorrebbe mostrarsi magnanima e comunque che dà per i deboli, in realtà quando si tratta di incassare e fatturare alla RAI non sembra che lo sia. Allora davvero serve una rivoluzione. Altra notizia in questi giorni, ed è un'altra soddisfazione per i radicali, è anche che a Pordenone finalmente si saprà quanto dovranno pagare di ICI le associazioni di religiose che svolgono attività commerciali. Non ce l'abbiamo con chi effettivamente fa attività no profit, quindi le chiese non pagheranno l'ICI, però lo pagheranno quelle attività per le quali hanno sul mercato un reddito. Quindi bene, facciamo in modo che anche il Comune di Pordenone non faccia retromarcia, magari tornando quei soldi in altro modo. Stabiliamo che dobbiamo pagare tutti qui in questo momento, certo, di crisi, e lo si faccia in modo trasparente, senza sotterfugi. Mi scusi, con tutto rispetto, perché altrimenti non ci capiamo, no? Io immagino, anzi sono più che certo, anzi sono certissimo, che le sinagoghe paghino l'ICI, le moschee paghino l'ICI. Non capisco perché le strutture ricettive, non sto parlando di chiese, auscultate bene, ma non capisco perché gli alberghi ad Assisi o nei luoghi cosiddetti, no, di attrazione religiosa, solamente perché all'interno hanno una cappellina, non devono pagare l'ICI. Con tutto il rispetto, lo pagassero anche loro, visto che lo pagano i pensionati a 400 euro al mese. Santo Dio, non significa mica essere contro la Chiesa, no? Significa essere giusti. Quello che qualcuno disse 2012 anni fa: a Cesare quel che è di Cesare, a lui quel che è di lui. E lo disse a chi? Quando c'era una persona che andava a raccogliere i tributi. Se lo dimenticano loro, che sono i primi a parlare, e allora non andiamo d'accordo. Bravo Stefano Santarossa. Sull'ICI, l'ultima battuta, La battuta veloce. L'hanno reintrodotta, attenzione, sulla prima casa. Non può rimanere questo aspetto che più della metà finisce a Roma. Quando bisogna essere critici verso questo governo, bisogna dirlo. Questo l'abbiamo detto, oltre il 50% va a Roma. È giusto che rimanga nelle singole realtà locali. Bene, Stefano Santarossa, presidente dei Radicali Friulani. Allora.